sempre più grave per l'occupazione in provincia di Salerno. Il dato, l'ultimo emerso, è che dalla regione Campania e da Salerno c'è il maggior numero di migrazione giovanile in assoluto. Sì, purtroppo proprio stamattina, oltre a questo fenomeno della migrazione, vi è un fenomeno anche molto grave che abbiamo il maggior numero di giovani e adolescenti che bevono. Quindi questo è un territorio che effettivamente ha necessità che acquisisca la dignità attraverso un serio intervento che riqualifichi anche la pubblica amministrazione. Noi ci stiamo lavorando e speriamo che a breve il buon senso prevalga anche specialmente in chi sta attualmente gestendo il settore. Sperequazione per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, no? Il caso dei manager, Moretti è un po' l'esempio di quello che sta accadendo in questo momento. Sì, noi siamo un paese veramente strano, abbiamo il personale del comparto che ha gli stipendi più bassi di tutta Europa, però abbiamo gli stipendi dei manager che sono i più alti di tutta Europa, è una contraddizione veramente molto pacchiana. Il problema vero è che in un momento di riordino e di razionalizzazione nessuno può pensare di avere dei diritti acquisiti. Oggi il nuovo capitalismo sta sempre più dimostrando che nessun diritto è per sempre, specialmente questo dei manager. Circa 1000 posti a rischio nella sola sanità privata solo a Salerno, un dato drammatico, ma sembra che nessuno gli dia il... Sì, perché nessuno parla di processi di riorganizzazione, nessuno fa delle correlazioni fra i livelli essenziali di assistenza e la qualità dell'assistenza, e in assenza di questi rapporti molto probabilmente si finisce col parlare del niente. Oggi anche nella sanità privata abbiamo una crisi endemica del settore che parte da una parte perché non si sa le risorse dove vengono allocate. Alcuni giorni fa ho letto che molto probabilmente anche a livello nazionale hanno capito quello che noi andiamo, come CISL dice, da 10 anni, che il fondo sanitario, il fondo sociale deve essere un unico fondo, perché nella filiera dei servizi sanitari e socioassistenziale spesso confluiscono in un'unica riorganizzazione operativa. Oggi invece la maggior parte delle strutture private che sono inserite nel socioassistenziale hanno una quota parte che è quello sanitario e non riescono a percepire i soldi del sociale. Oltretutto abbiamo già detto a livello regionale che le dotazioni organiche sono sottostimate, non si riescono a garantire i turni di assistenza sulle 24 ore. E quindi effettivamente vi è una grossa crisi di tutto il settore, e nel momento in cui anche il settore pubblico deve cominciare a parlare di licenziamenti, ristrutturazione, mobilità, vuol dire che molto probabilmente questo territorio ha bisogno di una rinascita che parte solo da una dignità che questo territorio può acquisire, a partire dalla dignità di ogni singolo cittadino. Noi stiamo chiedendo ad ognuno di riacquisire. Sì, non funziona, è vero che da una parte vi è un obbligo del rispetto del turnover, però un'azienda nel momento in cui sa che mancano tante persone, sa che attraverso le modalità organizzative potrebbe tentare di mantenere la botta in questo momento, invece sta solo criminalizzando operatori e sempre gli operatori del comparto, e la cosa non può andare bene. Noi oggi lanciamo un investimento in formazione, un investimento in formazione di qualità, proprio perché abbiamo la necessità che i collaboratori sanitari, il personale del comparto, prenda coscienza del nuovo ruolo di responsabilità, prenda coscienza della necessità che attraverso le loro competenze possono cambiare questo trend. Noi ci vediamo sul serio. Del proprio ruolo all'interno delle strutture sanitarie. Sì, in effetti io rappresento l'ente di formazione che è il braccio operativo della CISL Funzione Pubblica, che ha deciso di investire in formazione e qualità per la formazione continua in medicina degli operatori sociosanitari. Sono stati individuati una serie di corsi che verranno erogati a partire dal mese di aprile fino al mese di dicembre, sono gratuiti per gli iscritti alla CISL al sindacato CISL, e servono praticamente per dare una maggiore consapevolezza al ruolo che hanno tutti quanti gli operatori in campo della